Papa Francesco e il Cantico delle Creature. C'è un'intera pagina del Corriere della Sera, martedì 16 giugno 2015, dedicata a Papa Francesco, il quale Papa Francesco è un gesuita, ma è anche un francescano, perché i gesuiti si basano sul messaggio di San Francesco d'Assisi, e il messaggio di San Francesco d'Assisi noi lo troviamo nel Cantico delle Creature, laudato sì il Signore, e per tutto il cantico nel quale San Francesco elogia il creato. Quindi Francesco è il creato, vedete cari amici, perché appunto è un gesuita Papa Francesco, però l'ordine dei gesuiti fondato da Sant'Ignazio da Loyola si basa però sugli scritti di San Francesco d'Assisi, il poverello d'Assisi, e questa pagina è una pagina intera del Corriere della Sera dedicato a questo grande Papa, questo grandissimo Papa. Però se io fossi stato il direttore del Corriere della Sera, visto e considerato che io sono azionista di RCS e Media Group, sono azionista, io posseggo 10 azioni di RCS Media Group, Corriere della Sera, 10 azioni per un valore di 12 euro. Visto che se io fossi direttore del Corriere della Sera, questa paginata sì, l'avrei integrata con quello che Papa Francesco ha detto dell'aldilà, perché del creato non fa parte solo l'aldiguà, ma fa parte anche l'aldilà, inferno, purgatorio e paradiso, così come sono stati descritti da Dante Alighieri nella Divina Commedia, anche l'aldilà. E il fatto è che qua ci sono paginate, e vedete il giornalista, questo giornalista che ha scritto questa paginata, ma non ha detto le cose sostanziali su Papa Francesco, che Papa Francesco ci ha tranquillizzati sull'aldilà. Papa Francesco ha detto pubblicamente che anche gli atei vanno in paradiso, è uno. Poi Papa Francesco ha detto pubblicamente che l'inferno c'è, però dentro l'inferno c'è soltanto il diavolo e nessun altro. E questi sono i messaggi, perché i giornalisti si dimenticano sempre che se loro vogliono parlare del creato, si deve parlare del creato nella sua interezza. Del creato non fa mica solo parte l'aldilà, del creato fa parte pure l'aldilà. E Papa Francesco ci ha tranquillizzati su come andranno a finire le cose nell'aldilà. E soltanto un papa gesuita e francescano ci poteva tranquillizzare come ha fatto Papa Francesco. Anche gli atei vanno in paradiso. Nell'inferno c'è soltanto una creatura, Satana, e nessun altro. Ok, cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.